tutti. Allora, volevo approfittare di questo momento libero per farvi un piccolo video su alcuni acquisti che ho fatto. Vi volevo far vedere sia un po' di cose che ho comprato da Tiger adesso, oggi pomeriggio, sia un pacchetto mi è arrivato molto bello e che insomma vi volevo far vedere. Per quanto riguarda Tiger, sono andata a comprare cose sostanzialmente per fare i pacchetti dei regali di Natale. Allora, ho comprato una carta regalo, che è questa. Questa era troppo carina con questo maialino fatto a pacchetto, i calzini, non so se la vedete. È abbastanza natalizia, però secondo me ci può ancora stare anche in un altro periodo dell'anno, insomma. La carta regalo costa 2 euro. Poi ho comprato tutta una serie di nastri, nastrini, nastretti, fiocchi e quant'altro, perché per ora ero completamente priva, cioè non c'avevo niente per mettere un fiocco a un pacchetto, tanto che gli ultimi pacchetti li avevo dati senza fiocco. Ho comprato le coccardine piccole, hanno tanti colori diversi, quindi insomma per i pacchettini più piccoli sono perfette, e poi queste sono quelle di misura abbastanza standard. I fiocchi con i glitter, quindi quelli più grandi, costavano 1 euro, mentre invece i fiocchi più piccoli, che però sono 40 pezzi, costavano 2 euro. Per quanto riguarda i nastri, invece ne ho presi due così, che sono prettamente natalizi. Questo ha tutti i bastoncini di zucchero, non mi viene come si chiamano, e poi c'è questo con tutti gli alberini di Natale. Questi sono di stoffa, sono molto carini, ce n'erano anche tanti altri, però appunto questi sono adatti esclusivamente, direi, per il Natale. Credo che questi costassero 1 euro l'uno. Poi ce ne ho presi due che invece sono adatti per tutto l'anno, molto carini, e sono questo verde con tutti i fiorellini e questo è molto estivo e verde con tutti gli ananas, ma era troppo bellino per non prenderlo. E credo che anche questi costassero 1 euro l'uno, perché tutto quello che vedo scritto nastro c'è scritto 1 euro, quindi più o meno. E infine, sempre per i pacchetti, ho preso questo set qua, che ha sia un filo, insomma un nastro da mettere ai pacchetti oro e bianco, sia dei tag, dei bigliettini. Non ho per ora in questo, cioè io ho nella mia vita ho comprato quantità enormi di cose per fare i pacchetti, perché in genere mi piace molto, però è rimasto più o meno tutto a casa dei miei genitori, quindi le paccate di roba per fare pacchetti e quant'altro, bigliettini e cose varie, non ce n'aveva nessuno, quindi perché non ricomprarli? Questo set qua costava 3 euro. Sono 15 tag e 40 metri di nastro. Poi, sempre come pacchetto regalo, ho preso una busta grande, è questa qua. Queste costavano abbastanza perché costava 3 euro, se non mi ricordo male. Però è molto carina, ha tutti i draghetti, ha il suo bigliettino, il suo tag attaccato qua e anche questo carta velina che credo sia per incartare il regalo e ci mettete dentro, presuppongo. E niente, questo l'ho preso perché la maggior parte delle cose ho preso in questo giro di shopping da Tiger servono per fare il regalo ai miei colleghi e volevo mettere tutto qua, poi vi spiego meglio. E infine, sempre prodotti del genere, se vi può interessare, ho preso questi, sono dei cartoncini, sono di vari colori, quindi c'è oro, argento, rosa, rosso e verde, sono mi sembra 15 fogli, quindi a regola sono 3 di ogni colore. In realtà questi mi servono perché vorrei regalare delle fotografie in una cornice e volevo fargli il passepartout. 2 euro per 15 fogli di cartoncino. Passando invece agli acquisti che ho fatto un po' random, per me stavo cercando dei portaspezie di nuovo perché non mi bastano i 3 che avevo preso e volevo anche delle confezioni tipo per tenere farina, pan grattato, queste cose qui. Intanto ho preso questa, che è un barattolino semplicemente di vetro con il suo tappino in sughero, e pensavo appunto di metterci tipo il pan grattato dentro.
Non è la più bella che ho visto, però direi che ci può stare. Questo credo che costasse 3 euro, mentre per le spezie ho preso questi qua, che sono abbastanza semplici, sono decisamente diversi da quelli dell'altra volta, erano tutti con delle di ceramica, tutte delle decorazioni, questi invece sono abbastanza minimal, sono barattolini in vetro col tappo colorato, uno rosso, uno verde e uno viola. Fra l'altro quello viola si è anche ammaccato strada facendo, che questa volta me l'hanno imballata abbastanza male le cose. E questi costavano 1 euro l'uno. Poi, sempre per me, ho comprato questo filo fatto così, che è praticamente finto vischio. È un filo modellabile, insomma, un fil di ferro, con tutte le palline e le foglioline. E ci volevo fare una decorazione in casa, costa 1 euro. Poi ho comprato questo, che ho già aperto perché ero curiosa, che è un'altra ghirlandina con tutti questi elfetti bambini, e questo onestamente la volevo mettere alla porta di casa, perché mi dispiace la porta non abbia niente, è molto carina, e questa costava 5 euro. Ho comprato questa, anche questo l'ho già aperto per vedere se funzionava, ci ho già messo le pile. Questo è praticamente una ghirlanda sempre fatta col filo di ferro, con tutte queste foglioline di agrifoglio, e questo con le pile si illumina. Questo pensavo di metterlo alla finestra in modo che si vedesse anche da fuori. Dulcis in fondo ho voluto prendere un alberino di Natale e ho scelto questo. C'erano varie opzioni, questo è un alberino e comunque secondo me è adatto a qui perché è piccolino, però è anche bellino da vedere, ha due parti che si incastrano in modo da diventare in questo modo qui tridimensionale, tutti campanellini per decorare i lati e la stellina in cima. Questo mi sembra che costasse, sì, questo costava 7 euro. Infine, come vi dicevo, ho preso la busta per fare il regalo ai miei colleghi. Io praticamente ho tutta una serie di colleghi, siamo un laboratorio fatto da 10 persone, più la professoressa, più altre persone che condividono l'ufficio con noi, anche se non sono del nostro laboratorio. E ho iniziato a pensare, come faccio? A me non piace fare le cose non eque, quindi ho iniziato a pensare a come potevo fare per fare un regalo che fosse per tutti, però cercare a uno per 10 persone il regalo personalizzato, adatto a quella persona lì, qualcuno la conosco meglio, qualche persona la conosco peggio, con qualcuno sono diventata amica, con qualcuno rimane abbastanza un estraneo. Quindi ho pensato che invece di fare il regalo persona a persona, potevo portare un regalo complessivo per l'ufficio. Siccome adesso abbiamo preso l'abitudine, visto che è freddo e quant'altro, di bere alle 5 un tè caldo tutti insieme, ho deciso di prendere un po' di tazze miste e un po' di tè misti. Ho preso una classica così, questa in realtà, se vi ricordate, l'avevo presa anche per me sostanzialmente. Poi ne ho presa una molto carina fatta così, è fatta a mostro, ma ce n'erano altri due o tre tipi, cioè c'era di sicuro fatta a gufo e un altro animale. Questa è una tazza venduta come tazza porta biscotti, quindi qui infilate i biscotti e qui mettete il tè. C'è chi mi ha fatto notare che forse se ci mettete i biscotti e la inclinate potrebbero cascare, ma insomma chi se ne frega. È fatta così, dietro anche la coda del mostro, molto carina. Poi ne ho presa un'altra abbastanza normale con i fiorellini, insomma molto natalizia, così. Ne ho presa una che secondo me è fantastica, io l'adoro, la voglio anche per me, ma qui se no ci sono più tazze e mattoni nella casa, e è fatta unicorno così. Questa, la cosa che mi garba è che questo unicorno c'ha un'espressione serafica e mi mette di buon umore. L'unico problema è che questa mi è stata infilata nella busta senza niente a protezione e qui è partita una piccola scheggettina di colore. Ora, chi se ne frega, però, Cristo santo, visto che è un regalo, mi dispiace un pochino. Potrei riportarla indietro, però non mi fa voglia di
ritornare da Tiger. E infine l'ultima tazza è questa qua, è una di quelle che cambia colore se ci mettete della roba calda dentro, quindi ha sostanzialmente un dragone nero, ma diventa poi con l'acqua calda tutto colorato. E niente, in questo modo qua, che però voi siete lontani 30 km, quindi non so quanto lo vedete, nero colorato. Molto carine. I tè li ho presi Yoji, che sono qualcosa che piace molto al laboratorio, questi tè vanno molto. Il preferito dei miei colleghi è, se non mi ricordo male, Indian Chai. Piace moltissimo questo tè qui in questo periodo perché è molto speziato. Io non so se l'ho, sì, l'ho assaggiato, però vabbè, non me lo ricordo particolarmente. Tè nero, cannella e zenzero, sono 12 bustine. E poi ne ho presi altri con un nome che non fosse tipo dormi bene, perché per l'ufficio non mi sembra opportuno. C'è Aronia Ibisco con mela, che credo più che un tè sia un infuso, però quasi tutti questi non sono tè puri. C'è ibisco, mela, liquirizia, foglia di lampone, rosa, cannella, bacche di aronia, che non so cos'è, scorza d'arancia, zenzero, bacche di una cosa impronunciabile, sambuco, bla bla bla, un sacco di roba dentro. Poi ho preso elisir del buon umore, basilico, zenzero e limone. Poi ho preso tè verde al lemongrass con basilico, questo qua, e infine ho preso zenzero arancia con cannella e vaniglia, questo qua. E niente, quindi volevo mettere tutte le tazze e tutti i tè dentro la busta e portarli, insomma, prima di Natale come regalo complessivo al laboratorio in generale, all'ufficio in generale, a chi le vuole usare passando per l'ufficio, perché è molto l'ambiente di neuroscienze della SIS è molto aperto. Quindi i tè della IOGT mi sembra che costino 2,45 € l'uno, non sono i più economici, però secondo me sono molto buoni. Ho fatto vedere tutti gli acquisti di Tiger, vi faccio vedere un ordine che ho fatto per me stessa, che è questo qua. Come vedete sul bordo del pacco c'è scritto Sia Te, perché è un ordine fatto dal sito di Sia Te. Questo ordine è stato dettato da un prodotto che io volevo da tanto tempo, però non avevo mai comprato, perché praticamente io ero rimasta affascinata, senza farla tanto lunga, da quei rossetti che quando li mettete e chiudete le labbra diventano super 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 glitterati. Io ero affascinata dal colore rosso, il rosso per esempio per un'occasione come l'ultimo dell'anno rende tantissimo, mentre altri secondo me ha poco senso che abbiano tutti quei glitter dentro. E fatto sta che insomma il rosso era sempre out of stock quando guardavo e gli altri rossetti non mi interessavano particolarmente. Ora hanno fatto uscire dei kit con delle mini taglie con dentro vari colori, quindi ho deciso di provare a prendere uno di quelli e ho scelto questo, che appunto dentro ha il rosso. Quando l'ho comprato io, questo lip kit, no, non c'è scritto i prezzi nell'ordine, però era in offerta e mi sembra che costasse 13 euro, mentre invece a prezzo pieno mi sembra che costi leggermente di più. Sono 5 rossetti, il rosso scuro che io vorrei portarmi dietro per tipo l'ultimo dell'anno e si chiama Forbidden. Io l'ultimo dell'anno sarò a Filadelfia quest'anno. E poi c'è un viola molto bello, questo è veramente un bellissimo colore, si chiama Surreal. Poi c'è un nude, direi con un tono un po' malva dentro, che si chiama Whisper. Poi c'è un rosino che si chiama Valentine e un color direi pesca che si chiama Trouble. Ora io non ho resistito e ho provato Trouble, questo colore qua, avevo paura che questi fossero una specie di
fregatura, cioè che ci fosse tanto marketing dietro e che poi alla fine questo effetto glitterato non fosse questo granché, sono rimasta strabiliata, perché già il colore pescato questo è pieno alla prima passata, non secca tanto le labbra, cioè mi è piaciuto molto anche di sé per sé il prodotto, ma poi quando chiudete le labbra e le riaprite si illumina di glitter in un modo sorprendente, a me mi dovrebbero spiegare come hanno fatto a fare una cosa del genere, sono rimasta veramente stupita. Poi, siccome io volevo comunque avere qualcos'altro di sia te, ormai che ero ordinario, non mi accontentavo di avere solo questo, ho comprato un'altra cosa, ovvero una specie di calendario dell'avvento, che però è arrivato troppo tardi per iniziare a usarlo, perché oggi siamo all'8 e così. Il calendario è comunque molto carino, è fatto così, è tutto olografico, io c'erano, in realtà non mi interessavano proprio tutti gli smalti che ci sono dentro, ma ce ne sono alcuni che avrei voluto provare, perché sembrano veramente molto belli, e quindi alla fine ho deciso di comprare questo calendario direttamente, che è fatto poi così, si apre a tutte queste caselline, appunto a mo' di calendario, dovrebbero essere anche queste mini size, ma questo mi fa piacere perché forse è un modo per smaltirli un pochettino di più. Vedo che c'è scritto 20 mini smalti, una full size, un trattamento, un geology top coat. In questo modo però sarebbero 23, quindi vabbè, non importa. Lo vedremo quando lo apriremo. Questo stava una 60ina di euro se non mi ricordo male, tutto molto bello, peccato che se l'avessi voluto usare come calendario dell'avvento mi sarebbe arrivato tardi, in realtà l'avevo ordinato parecchio tempo fa, ci ha messo abbastanza questo pacco arrivarmi dall'Inghilterra. E niente, questi sono tutti i miei acquisti e niente, con questo è tutto, se vi va lasciate un commento, se volete iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!